È stata recentemente svelata sulle pagine di CoroCoro la carta GX di Lugia, la quale con l'attacco purezza per adulta GX permette di prendere il Pokémon attivo avversario e tutte le carte adesso segnate e metterlo nella zona perduta. Lugia GX sarà parte dell'ottava espansione di Pokémon Sole e Luna dal titolo Lost Thunder, in uscita il 2 novembre nel nostro paese. Inoltre, durante il QuakeCon 2018, Bethesda ha annunciato il nuovo Doom Eternal, in uscita sorpresa anche su Nintendo Switch. Pokémon Cookbook, il ricettario a tema Pokémon, in uscita il 30 agosto in Italia, pubblicato da J-Pop, conterrà 35 ricette. Pokémon Cookbook è il libro di ricette ispirato ai Pokémon, perfette per essere preparate insieme da bambini e genitori e con schemi e foto esplicative che illustrano tutti i passaggi necessari per realizzare piatti semplici e d'effetto che vanno dal sushi alla pizza. Dunque, tutti i fornelli con Brock a fine estate. Sapete che bello sarà preparare ricette gustosissime? Tramite Twitter, Nintendo ha annunciato l'edizione limitata di Super Smash Bros. Ultimate, in uscita ovviamente il 7 dicembre 2018. La Limited Edition conterrà una copia fisica del gioco, un controller per Nintendo GameCube edizione speciale Super Smash Bros. Ed un adattatore per controller GameCube. Acquisterete Smash Ultimate? Se sì, la versione limitata o quella normale? E sempre parlando di Super Smash Bros. Ultimate, sono stati annunciati 5 nuovi amiibo dedicati proprio al gioco in questione. Protagonisti questa volta ovviamente gli ultimi annunciati, ossia Simon Belmont, Richter Belmont, King K. Rool, Chrome e Samus Oscura. Farete vostri questi nuovi amiibo? Sono state annunciate le date e i luoghi in cui avverranno i campionati regionali e internazionali 2019 di Pokémon. Difatti, dopo l'aggiornamento del sito ufficiale, sono state pubblicate informazioni riguardanti questi nuovi eventi. Ci sono succose novità riguardanti i viaggi pagati e il cambio di strutture della stagione per quanto concerne il campionato di videogiochi. La stagione 2019 si svolgerà ancora una volta su Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna. Essa sarà suddivisa in tre circuiti, considerando per ognuno i due piazzamenti migliori. I viaggi pagati per i campionati internazionali saranno assegnati in base ai championship points ottenuti negli ultimi mesi, premiando non solo chi si è distinto nell'ultima stagione. Pronti a scaldare i vostri mazzi e 3DS per questo 2019? CoroCoro riporta tre grandi novità riguardanti Yo-Kai Watch 4. Innanzitutto, i giocatori potranno controllare liberamente Natsume, Nathan e Shin, i protagonisti dei tre mondi che esploreremo. Inoltre, sono controllabili anche altri personaggi che appaiono nell'anime di Yo-Kai Watch Shadowside. Gli umani entrano in gioco, infatti il sistema di lotta di Yo-Kai Watch 4 è completamente diverso dai precedenti capitoli. Umani come Nathan e Natsume parteciperanno e collaboreranno attivamente alla battaglia insieme ai loro compagni yokai. Infine, oltre ai tre mondi da esplorare, ce ne sarà anche un quarto. La chiave per aprire la porta per accedere a questo universo potrebbe essere lo Yo-Kai Ark, la chiavetta che serve a richiamare i propri compagni. Ricordo che il titolo è atteso in Giappone per questo inverno, e per ora non abbiamo ancora notizie riguardanti una versione occidentale. Per ora non resta altro che attendere maggiori novità. Negli scorsi giorni è stato rilasciato sui canali ufficiali Pokémon un nuovo trailer dedicato a nuove informazioni sui giochi Pokémon in uscita a novembre. Nel trailer vengono mostrati sia nuovi contenuti che saranno disponibili nei giochi, sia alcuni approfondimenti di vario genere. Per iniziare, nel trailer viene brevemente mostrato il personaggio protagonista passeggiare per le strade della famosissima Aranciopoli. Subito dopo veniamo catapultati sulla tanto amata Moto Nave Anna, dove in un frangente del trailer possiamo notare il nostro Pikachu o Eevee, a seconda della versione di gioco, appoggerà il bordo del corrimano. Vengono poi mostrati alcuni scontri, tra cui quello con il terzo capo palestra di Kanto, ovvero Lady Surge. Subito dopo ammiriamo anche un grande ritorno, ossia quello del Team Rocket, formato da Jesse, James e Meow, con i quali ingaggeremo una lotta in doppio. Infine, nel trailer vengono sorprendentemente mostrate le Mega Evoluzioni, e in particolare possiamo ammirare Mega Venusaur, Mega Blastoise, Mega Charizard X ed Y. In più, data l'impossibilità di assegnare strumenti ai Pokémon, basterà molto probabilmente avere la mega pietra giusta ed il mega bracciale per accedere alla mega evoluzione. Adesso non ci resta che aspettare il rilascio di nuove informazioni, anche se in questi giorni sembrerebbero essere in calo i preordini dei giochi. Voi cosa ne pensate?
Infine, qualche giorno fa sono apparsi su Amazon.uk dei placeholder per nuovi giochi per Nintendo Switch. Le pre-registrazioni in questione riguardano due giochi Pokémon usciti su 3DS, quasi sicuramente dei porting in alta definizione, ed un nuovo titolo per la console ibrida della grande N. Non è detto che questi giochi Pokémon siano necessariamente della saga principale, potrebbero essere infatti dei porting di giochi come Pokémon Picross o Pokémon Rumble World. Certo, non abbiamo ancora la conferma, ma tutto potrebbe essere. Magari avremo un porting di Pokémon Super Mystery Dungeon, un gioco che non ha proprio brillato nell'era 3DS. Voi cosa ne pensate? Avremo un nuovo Nintendo Direct a breve? Speranzosi che sia così, non ci resta che aspettare conferme ufficiali o eventuali annunci. Cosa vorreste sia rivelato in un eventuale nuovo Nintendo Direct?